si è tenuta nei giorni scorsi nella sala degli specchi della provincia di Cosenza un'importante riunione dei sindaci che hanno trattato del tema della rivalutazione degli ospedali, sindaci dei paesi in cui erano presenti gli ospedali dismessi o alcuni trasformati in casa della salute, sulle modalità, sulle possibilità che si intervenga in modo che questi ospedali vengano ripristinati e poter essere d'aiuto nella lotta, nel contrasto al Covid in questo davvero momento emergenziale e molto grave per la nostra intera Calabria. La riunione è stata molto partecipata, sono intervenuti tutti i sindaci, tra cui io come delegato del sindaco Leonardo Sirianni, dove ho espresso le nostre possibilità, che presenta una struttura muraria adeguata, ma pur necessitando di implementazione anche di sostituzione di apparecchiature strumentarie, nonché di personale sanitario e quant'altro sia necessario per poter assistere adeguatamente a malati. Abbiamo fatto anche presente della necessità di mantenere nel nostro ospedale un'attività ospedaliera per malati, ordinari, che non devono essere trascurati in questa emergenza Covid, perché le patologie ordinarie, chiamiamole così, esistono ancora. L'ospedale di Soveria è stato negli anni passati sempre presente in questo territorio offrendo una ottima assistenza, ma che da parecchi anni sta subendo una mancanza di rinnovo delle attrezzature e nonché una mancata sostituzione del personale. Noi come amministrazione siamo prontissimi a collaborare con il commissario Longo e ovviamente anche con le istituzioni regionali per poter fronteggiare anche questa emergenza infettiva che ci sta preoccupando. Ancora vogliamo dire che abbiamo in questa frangente con amministrazione comunale abbiamo effettuato delle altre manifestazioni, ci siamo preoccupati collaborando anche con l'UCCP di Decollatura in modo comprando, acquistando dei tamponi e dopo valutazione dei medici curanti ai quali i singoli pazienti possono rivolgersi, possono essere effettuati gratuitamente. Insomma, non siamo stati lì a guardare, preoccupandoci di questa realtà purtroppo pandemica. Le tematiche dell'ospedale sono state sempre un punto comune della nostra città e anche in questi tempi ci siamo sempre confrontati anche con l'opposizione, abbiamo trovato sempre una linea comune evitando facili improvvisazioni, banali semplificazioni, cercando confronti, cercando di approfondire anche le questioni anche a causa delle insorgenti e improvvise problematiche, considerando sempre le vigenti leggi attuali e anche la complessa realtà che deriva da un'assistenza sanitaria adeguata e che è fatta sia di struttura ma soprattutto anche di uomini. Cercando sempre di approfondire e di studiare i problemi. Ci siamo posti su una linea assolutamente costruttiva, perché l'interesse della salute riguarda a tutti. Per quanto riguarda il futuro dell'ospedale, noi ci auguriamo che esso venga ben considerato nella rivoluzione che necessariamente deve esserci della sanità regionale calabrese. Auspichiamo che vengano potenziate anche il territorio e tutta la sanità territoriale in modo che ci sia un completo e un corretto rapporto, quale ci deve essere per avere una sanità migliore, tra ospedale e territorio.